La città di Betlemme si prepara per il ritorno dei pellegrini all'inizio dell'Avvento. In questi ultimi mesi, migliaia di pellegrini di tutto il mondo hanno visitato la Basilica della Natività. Dopo che abbiamo passato un periodo molto difficile durante la corona, la diffusione, la chiusura che ha fatto tanto male agli altri, ecco, come sempre il Natale un annuncio di pace, un annuncio di felicità per tutti. Allora, con il ritorno cominciamo adesso il tempo di avvento, tempo di preghiera, di preparazione spirituale, ma anche tempo di attesa con gioia, vedendo già è il frutto della sua presenza con noi, che lui è più forte della malattia, più forte della morte. I pellegrini ritornano, le nostre festività si continuano come ogni anno nel passato. Sabato 26 novembre la città ha organizzato una grande festa per l'ingresso solenne di Fra Francesco Patton, custode di Terra Santa, per l'apertura dell'Avvento. Una lunga giornata dal monastero di Sant'Elia, dove il custode è arrivato da Gerusalemme ed è stato accolto dalle autorità e dalle parrocchie, al passaggio per la strada dei Patriarchi verso Betlemme. Con la costruzione del muro, l'apertura della porta che separa Israele dal territorio palestinese è un momento molto significativo. Il corteo non passa attraverso l'attuale checkpoint, ma da quella che era in origine la porta di accesso alla città. Dopo aver attraversato le vie di Betlemme accompagnato dagli scout, Fra Francesco Patton è stato accolto nella piazza della Mangiatoia dalle autorità civili e religiose e dagli studenti del Terra Santa College, che hanno espresso grande gioia e molta festa. Insieme al custode, Fra Ibrahim Faltas, vicario custodiale, Fra Rami Asacriglie, parroco della chiesa di Santa Caterina, e i frati delle diverse comunità che compongono la custodia di Terra Santa. All'entrata della Basilica della Natività è stato accolto anche dai tre rappresentanti delle chiese cristiane che gestiscono il santuario, latini, greco-ortodossi e armeni. Tra di loro anche il guardiano del convento francescano di Betlemme, Fra Enrique Segovia. Nel pomeriggio la celebrazione dei Vespri Solenni e la processione fino alla Grotta della Natività, dove il custode ha acceso la prima candela dell'Avvento. Il giorno seguente, domenica 27 novembre, Fra Francesco Patton ha presieduto la prima messa d'Avvento. Nel saluto iniziale, dopo aver parlato della grazia di questo tempo, ha salutato la comunità locale e anche un gruppo di italiani presenti alla celebrazione che simboleggia il ritorno dei pellegrini. L'omelia è stata fatta dal vice parroco di Santa Caterina, Fra Antonio Habib, il quale ha ricordato che tre sono le cose essenziali in questo tempo: l'attesa e il silenzio, la preghiera e l'aiuto al prossimo. Nelle parole del custode di Terra Santa, anche la gioia per il ritorno dei pellegrini. Sono contento per loro perché così possono tornare a ravvivare la loro fede qui in Terra Santa. Sono contento per i nostri cristiani di Betlemme che possono accoglierli e anche vivere dignitosamente del proprio lavoro. E sono contento anche come custode perché per me è sempre bello vedere che i santuari, i luoghi dell'incarnazione e della redenzione sono frequentati dai pellegrini, ed è particolarmente bello adesso all'inizio dell'Avvento che i pellegrini vengano qui a Betlemme, perché questo è appunto il luogo dove Gesù è nato. Uno dei momenti più luminosi in Piazza della Mangiatoia è stata la presenza degli studenti delle scuole di Terra Santa. In un mondo segnato da violenze, guerre e conflitti, i bambini rispecchiano certamente la dolcezza e l'amore del bambino Gesù. Dobbiamo ricordare che in ogni bambino si rende presente il bambino Gesù, e quindi dobbiamo ricordare che il bambino Gesù va accolto nei bambini concreti oggigiorno. Di conseguenza penso ad esempio ai tanti bambini che anche qui soffrono ancora per atti di violenza, per tensioni, per difficoltà economiche, per tante ragioni. Accogliere il bambino Gesù vuol dire
cercare anche di accogliere loro. Penso anche sicuramente ai bambini in questo momento dell'Ucraina, ma penso anche ai bambini di quei paesi dell'Africa che soffrono ancora violenza, come il Congo, come il Mozambico, come molti altri. Penso ai bambini che soffrono nelle favelas dell'America Latina e di tanti altri paesi del mondo. Il Natale dovrebbe essere anche per noi l'occasione di riflettere sul valore che hanno i bambini, sulla necessità di tutelarli. Sono dei figli di Dio, la loro dignità è rivelata proprio dal fatto che il Figlio di Dio ha scelto di diventare bambino come tutti i bambini. Buon cammino di avvento a tutti quelli che ci seguono attraverso il Christian Media Center, e c'è ancora tempo prima di Natale per prenotare il pellegrinaggio.